Buonasera e benvenuti. Ci siamo già salutati, adesso vi saluto collettivamente. Siamo molto felici di accogliere il professor Trabattoni per questa nostra terza tappa dell'itinerario dei seminari su Platone e la forma dialogo. E sappiamo che oggi ci verrà offerto un punto di vista diverso, che sarà, sono sicura, molto persuasivo. E tuttavia, prima di dare la parola al professore, che ringrazio per onorarci, per averci onorato con la sua presenza, volevo pubblicamente ricordare che purtroppo è venuto a mancare il professor Mario Vegetti, che era un grande studioso, un grande amico dell'istituto, una persona con cui abbiamo avuto modo tante volte di collaborare, da cui abbiamo imparato moltissimo, non solo per le cose che lui ha scritto, ma anche per il suo metodo di lavoro, per la sua capacità di dar vita ad una scuola. Quindi lo ricordiamo con, insomma, mi sento di ricordarlo veramente con molto, molto affetto e molta partecipazione. E ho già potuto raccogliere qualche consenso fra i presenti riguardo all'organizzazione di una giornata di studi che dedicheremo a Mario Vegetti, non tanto per commemorarne la memoria, quanto per proseguirne nei limiti del possibile l'opera, nel senso sceglieremo alcuni dei temi cari o alcuni dei temi che sono stati approfonditi, alcune delle strade, dei sentieri che sono stati aperti dalla sua ricerca, e cercheremo di raccogliere quanti vorranno aderire a questa iniziativa forse per rendergli l'unico omaggio che veramente apprezzerebbe, insomma. Quindi fin da oggi siete tutti invitati a partecipare a questa giornata che cercheremo di organizzare, se ce la facciamo, magari per l'autunno del 2018. Ed ora lascio la parola prima a Mauro Tulli e poi al professore, ringraziando di nuovo e ringraziando anche i nostri relatori. Grazie Fiorinda, ne approfitto naturalmente per ringraziarti e ringraziare l'Istituto ancora una volta per essersi fatto promotore e organizzatore di questi incontri. Questo è appunto il terzo dedicato alla funzione persuasiva. Dirò proprio due piccolissime cose in funzione introduttiva, poi lascio la parola al professor Trabattoni. La questione della persuasione naturalmente è nota a tutti, è una delle grandi questioni, forse quella che attraversa, direi proprio in maniera centrale, la riflessione platonica. E non soltanto nei dialoghi più specificamente dedicati, o almeno così in apparenza, a questa tematica, pensiamo naturalmente al Gorgio e al Fedro, ma in generale direi all'intero corpus platonico, che è interamente attraversato in tutte le sue fasi da questa questione, che rappresenta anche naturalmente il momento in cui, o l'aspetto su cui per certi versi Platone si confronta in maniera più sistematica e significativa, se così vogliamo dire, con i rivali di sempre che sono i sofisti. E proprio grazie ai sofisti, voglio dire, diciamo, dirò questa brevissima cosa introduttiva, perché, come molti di voi sapranno, negli ultimi anni del secolo scorso ci sono stati alcuni studiosi americani, Edward Schiappa e Thomas Cole, che hanno sostenuto l'idea che in fondo la retorica, quale noi conosciamo come disciplina, sia un'invenzione platonico-aristotelica. Questo a partire da alcuni dati, diciamo così, testuali. Il termine retorica non si trova mai, l'invenzione sarebbe appunto legata al Gorgia platonico, e più che non trovarsi mai, la tesi in particolare di Schiappa è che là dove ci aspetteremo di trovare questo termine, pensiamo alla descrizione del potere del Logos nell'Encomio di Elena o alla parodia delle nuvole di Aristofane, non troviamo questo termine, ma troviamo in genere l'espressione tecne logu o tecne logon.
Ne è derivata una discussione serrata che si è protratta per alcuni anni, per poi, diciamo così, essere un po' superata, anche perché da un punto di vista terminologico e sulla base dei dati a disposizione forse non è risolvibile completamente. Ora però quello che secondo me si può derivare da questo dibattito è che da un lato io credo sia giusto tener conto del fatto che probabilmente la retorica come disciplina, così come la conosciamo nel IV secolo, non esisteva, si viene, come dire, configurando appunto in questo momento e non esisteva precedentemente, il che fa una certa differenza, perché ci aiuta a pensare al di fuori di certi schematismi, retorica, filosofia, in netta contrapposizione, a cui poi, diciamo, una certa tradizione successiva ci ha abituato. D'altra parte, però, io credo che non si possa invece seguire, diciamo, arrivare, per così dire, alle estreme conseguenze di privare di qualsiasi significato teorico rilevante nella riflessione dei sofisti la questione della persuasione, perché pure questo è stato sostenuto autorevolmente in un articolo molto noto del 2000 di Michael Gagarin, apparso su Retorica. È stato sostenuto esattamente questo, che in fondo i sofisti non si sono occupati di persuasione, erano degli intellettuali dagli interessi molto ampi e disparati, il che è sicuramente vero, e di fatto la persuasione era uno dei loro interessi, ma tutto sommato anche marginale. Infatti il titolo provocatorio dell'articolo di Gagarin era lo scopo dei sofisti era persuadere, e la risposta ovviamente era no. Ora io credo che non si possa procedere lungo la strada mostrata allo studioso americano, perché questo, diciamo, ci priverebbe della considerazione di un aspetto che invece è estremamente rilevante e che sicuramente, come è noto, attestato in un testo come l'Encomio di Elena, e perché soprattutto, diciamo, questo, diciamo, renderebbe molto diverso anche il percorso che Platone traccia all'interno dei suoi dialoghi. Immaginare una costruzione, come dire, se volete, quasi ex novo, nella quale Platone non si confronti con una riflessione più che agguerrita quale quella dei sofisti, credo che non sia sostenibile, che toglierebbe in parte significato o profondità alla stessa riflessione platonica, nella quale invece noi troviamo, io credo appunto, la persuasione come un tema centrale ed inaggirabile, che almeno, naturalmente se ne potrebbero individuare altre, ma direi almeno due radici. Una è sicuramente, io credo, l'esperienza personale della condanna di Socrate e la constatazione, direi sempre più evidente di Platone, che certo si poteva naturalmente pensare a un'ingiusta condanna di Socrate, ma si poteva anche pensare alla sua incapacità di persuadere i suoi concittadini della bontà della sua missione educativa. E dall'altra parte, appunto, invece il confronto con il pensiero dei sofisti, ed in particolare, io credo, con proprio quel modello, se volete, paradossale della persuasione come una forma di violenza o di costrizione, almeno potenziale, che emerge dalle pagine dell'encomio gorgiano. Io credo che Platone questo aspetto l'abbia tenuto molto presente, non devo certamente dirlo qui alla presenza per esempio di Gianni, ma l'abbia tenuto molto presente in un senso in cui a volte ancora oggi non viene riconosciuto. Per cui io penso che si possa, diciamo, riferire anche a Platone questa breve considerazione che traggo da un articolo di Brian Garsten, un politologo americano di Yale, che ha scritto un bellissimo libro sulla persuasione nel 2006, ma che nel 2013 ha dedicato un articolo ad Aristotele, e quindi le parole sono riferite ad Aristotele, ma credo che possano essere, diciamo, usate anche per Platone. Conclude l'articolo Garsten dicendo: anche tra amici e anche quando cerchiamo dei consiglieri per aiutarci nella deliberazione, rimane vero che essere persuasi è obbedire, perché questo, diciamo, è il gioco che in qualche modo è implicito nel termine greco peiten, e che nessuna persona libera dovrebbe permettere che ciò accada troppo facilmente. Credo che questo tema, ripeto, sia stato ben presente, e Platone l'abbia in qualche modo percorso nelle sue molteplici sfaccettature, come credo si possa vedere molto bene, e qui concludo, nella scena iniziale della Repubblica, no? Che è a tutti nota, dove, come al solito, in questa scenetta iniziale Platone mette in scena non solo già tutti i motivi del dialogo, ma motivi che attraversano profondamente la sua riflessione filosofica: il ricorso alla forza da parte di Polemarco, il rifiuto di essere persuasi rifiutando di ascoltare, la convinzione realizzata facendo leva sui desideri, su quello che piace in qualche modo
prima a Glaucone e indirettamente a Socrate. E questo, diciamo, prefigura chiaramente l'intreccio tra forza, dialogo filosofico, potere giusto, con tutte le questioni che solleva e che appunto verranno tematizzate nel corso del dialogo. Quindi, per concludere, io credo si possa dire che un percorso, non dei meno interessanti, credo, ma forse il percorso della filosofia platonica, possa essere, diciamo, racchiuso in questa, diciamo, se volete, dicotomia. Da un lato, contro i presocratici, la filosofia deve tenere fermo il fatto che la verità diviene vera solo nel momento in cui persuade. Contro i sofisti, d'altra parte, deve tenere fermo il fatto che non ogni persuasione corrisponde al vero. La persuasione, in altre parole, è condizione necessaria, ma non sufficiente, affinché si possa parlare di verità. Le parole che ho appena letto naturalmente non sono mie, sono di Franco Trabattoni, le ha scritte in quel bellissimo libro che è Scrivere nell'anima del 1994, pagina 329 per la precisione, e quindi potete facilmente capire che non ci potrebbe essere persona più adatta, credo, a parlarci di queste tematiche di Franco Trabattoni. Su cui dirò due piccolissime cose, non credo che abbia bisogno di presentazioni, è uno degli storici della filosofia antica più noti e importanti non solo in Italia ma anche a livello internazionale, autore di una serie di monografie fondamentali per chi si occupa appunto del pensiero antico, ma specificamente appunto di Platone, a cominciare da Scrivere nell'anima, che è del 1994, l'edizione poi del Ferro curata da Bruno Mondadori, il Platone di Carocci del 98, poi Oralità e scrittura in Platone, non li leggo tutti, fino ad arrivare all'ultimissimo, almeno diciamo che quello che conosco io, del 2016, una raccolta di saggi sull'epistemologia platonica pubblicata dalla Leuven University Press appunto nel 2016. Concludo veramente proprio l'ultima cosa con un, diciamo, se mi permettete, con un ricordo personale che ritorna alla metafora dello scrivere nell'anima, che è una delle metafore, se volete, a mio giudizio più belle che si trovano nei dialoghi di Platone e che identifica naturalmente il senso stesso della, dell'attività filosofica. Bene, diciamo, questo scrivere nell'anima, lo dico soprattutto ai ragazzi, no, naturalmente, è un momento molto importante soprattutto della formazione, nel momento in cui noi ci formiamo, e questo scrivere nell'anima io lo associo al momento del mio dottorato, in cui scrivere nell'anima, nella mia anima, è stato rappresentato da alcuni libri, che mi sono trovato, diciamo, per mia fortuna a leggere nel corso del dottorato. Uno è certamente Il nome della cosa di Gianni Casertano, l'altro è Essere, non essere, apparenza di Lidia, però quelli erano forse, diciamo, più scontati, in qualche modo, come dice il Platone Ferro, gli interlocutori erano presenti in carne ed ossa. Il terzo è Scrivere nell'anima, il libro di Franco Trabattoni, che all'epoca non era neanche facilissimo da trovare e che per me è stato veramente una sorta di dono, di incontro. In realtà ho conosciuto il professor Trabattoni venerdì scorso casualmente a Palermo, lo conoscevo soltanto attraverso la lettura delle sue, di tutte le sue opere, devo dire, e quindi non posso che essere contento di lasciargli la parola perché ci illustri questo aspetto così rilevante della riflessione platonica. Grazie. Beh, buonasera a tutti, sono molto contento anch'io di essere qua, ringrazio la dottoressa Livigni, ringrazio Mauro Serra per l'invito e soprattutto anche per questa doppia presentazione, perché già si era parlato anche a Palermo, insomma non ci siamo mai visti per vent'anni, ci siamo visti conosciuti e apprezzati così in distanza di breve tempo, prima a Palermo e poi qua, e anche ovviamente per insomma, le parole lusinghiere che ha speso nei miei confronti, e tutto sommato mi fa molto piacere sapere che quel libro, insomma, sono i libri che si fanno così, come coronamento di una ricerca. Allora, oggi sarebbe un attivo di dottorato quel libro. Io il dottorato non lo feci perché sono troppo vecchio, non c'era, per cui quello era, ecco. Però sono libri che si mettono lì in accademia e chissà, magari se qualcuno li legge, questo è un optional. Invece sapere che è stato letto, era introvabile allora, è introvabile anche oggi, però l'abbiamo messo in rete, nel senso che si può scaricare in rete per chi lo volesse. Benissimo, detto questo, anche io voglio rivolgere un pensiero alla memoria di Mario Vegetti, evidentemente mi ha colpito parecchio, perché eravamo anche, oltre che collaboratori, eravamo anche amici, e devo dire che Mario, insieme a qui presente Gianni Casertano, fu tra i
quando io facevo i miei primi timidi ingressi nell'ambiente, le persone che mi hanno accolto con più cordialità. Non è facile, lo dico a voi giovani, non è facilissimo, no? Che uno entra in questi ambienti qua, che tutti proprio siano lì pronti a dire ma che bello, no? Tutti alla pari, invece ci sono delle persone che hanno questa grande umanità, uno è appunto Gianni, lo voglio ringraziare, e l'altra è fra gli altri c'è anche Mario, per cui avevo un rapporto anche personale molto particolare. Entriamo nel tema delle conversazioni che faccio tra oggi e domani. Dunque, ho diviso il lavoro in queste due parti, una parte la faccio oggi, ovviamente quella che faccio domani, vi faccio grosso modo l'indicazione, l'indice di quello che farò. Per spiegare qua questo tipo di progetto devo fare una piccola premessa. Secondo me, una delle cose che dico spesso su Platone è che Platone è prigioniero delle false opposizioni anche molto dogmatiche, no? Cioè, o è questo o è quello, eccetera. Allora Platone è un metafisico, dunque è un dogmatico, dunque è un filosofo che punta alla dimostrazione e trascura la retorica, per esempio, no? Oppure si può dire anche l'inverso. Ora, il problema è che il testo di Platone è così variegato, così composito e a tratti apparentemente così privo di una solida coerenza interna che varie immagini sono possibili, no? Chiunque ci ha lavorato questo lo sa, no? E però questo significa, a mio parere, che la coerenza va trovata con, non che non c'è, ma che va trovata a un livello più profondo, un po' con più fatica, in particolare trovando punti medi, trovando convergenze e armonie più o meno nascoste, come diceva Eraclito, tra aspetti che apparentemente potrebbero sembrare conflittuali. Cioè, indubbiamente uno di questi è il caso nostro. Io ho intitolato questo libro del 94, Persuasione dialettica in Platone, eccetera, perché sono convinto che la persuasione in Platone abbia un'importanza decisiva. E detto questo, però, sembra quello che dico, questa tesi sembra in palese contrasto con la Vulgata di Platone. Cioè Platone definisce la sua operazione filosofica soprattutto per differenziandosi dalla retorica. Cioè, questi ci sono i retori e qui c'è il filosofo. Testi chiave per questo discorso sarebbe il Gorgia, il testo chiave sarebbe il Gorgia, no? Ecco, però secondo me ci sono le due cose. C'è un aspetto per cui la filosofia deve differenziarsi dalla retorica, no? È un aspetto per cui la filosofia invece si identifica con la retorica, ecco, lo dico in maniera abbastanza brutale, no? Un aspetto per cui si deve differenziare, no? È un aspetto in cui invece non si può differenziare. La cosa difficile da capire è come le cose stanno insieme. Se quello che vi propongo è accettabile, uno potrebbe subito dire ma cosa stai dicendo? Cioè, o l'uno o l'altro, no? E questo secondo me è una falsa opposizione. I due testi chiave, per così dire, di queste due prospettive sono da un lato il Gorgia, dall'altro il Fedro, no? Cioè il Gorgia rappresenta, insieme ad altri testi, e parlerò soprattutto di questo testo oggi, rappresenta insieme agli altri testi il momento di distacco, di polemica contro la retorica, forse il momento più acceso di polemica contro la retorica, no? Il Fedro invece secondo me non è uguale, non dice la stessa cosa, il Fedro dice cose diverse, pur essendoci ovviamente una ripresa della critica a un certo tipo di retorica, invece si instaura anche un nesso positivo tra filosofia e persuasione, e dunque un'altra forma di retorica, questa è una cosa diversa. Questa doppia tempistica secondo me è caratteristica anche del pensiero di Platone, perché il Fedro e il sofista, no? Il Fedro e il sofista con i sofisti, il Fedro con i retori, sono opere abbastanza tarde nella scansione cronologica di Platone. E uno si potrebbe chiedere come mai Platone, dopo aver criticato apparentemente con successo sofisti e retori nelle opere giovanili, torni a parlarne ancora nel Fedro e nel sofista. Che bisogno c'era di tornare sempre di nuovo a parlare di questo? Perché la prospettiva è diversa. Sempre in generale, e questo secondo me, questa è anche la chiave di lettura che ho dato del Teiteto, il testo che ho appena. Ecco, questa è la chiave di lettura del testo che ho dato del Teiteto, un dialogo che abbiamo appena commentato insieme a un collega per Einaudi, no? Cioè, la filosofia di Platone si articola normalmente in due tempi. Il primo tempo è critico verso i saperi concorrenti, verso pretesi saperi concorrenti, va bene?
con lo scopo di far emergere per differenza quello che è il sapere filosofico, no? In questo primo momento, che ha carattere critico ma costruttivo dialetticamente, perché emerge quello che fa per differenza, ci siamo, secondo me proprio l'esempio chiaro il Teteto, questo è, emerge per differenza quello che deve essere. In questo primo momento Platone ha interesse, evidentemente, ha interesse chiaramente a sottolineare la forza scientifica, chiamiamola così, o dimostrativa della filosofia contro, o la vicinanza della filosofia alla verità contro invece la lontananza o l'inganno che altre forme di fare discorsi, perché questo è poi il senso, di fare, propongono. Cioè, qui conta molto la differenza, cioè vuol dire il filosofo persegue la verità, questa è la differenza, si insedia almeno in parte nella verità, mentre gli altri non lo fanno. Dunque qui veramente si tratta di distinguere ciò che è tecne da ciò che non lo è, per essere chiari. Dunque la filosofia, entro certi limiti, è una tecne. Questa allora la chiamo la parte costruttiva. Quando però si è abbandonato, quando si è guadagnato questo punto, diciamo che la filosofia persegue la verità e deve nei limiti del possibile configurarsi come una tecnica, come una scienza, non una scienza rigorosa come diceva Husserl, ma quantomeno una scienza, subentra che cosa? L'esigenza di costruirla questa scienza. Ci siamo, qui si tratta solo di enunciare la sua necessità prima. Ora di costruirla. Nel momento in cui la si costruisce, cominciano le limitazioni. No? Tanti, non poche limitazioni. No? Tanto da far sembrare alle volte che Platone faccia come Penelope, perché da un lato costruisca la tela e dall'altra parte la disfi. Va bene? Questa è l'impressione almeno che ho avuto io. Se noi seguiamo, come dire, c'è una specie di climax, di percorso ascendente che va dai dialoghi giovanili alla Repubblica, no? Che culmina con le metafore della linea divisa, della caverna, eccetera, no? Dopodiché se invece la parola discendente, no? Che da questa altezza non si va più su, ma si ridiscende, cioè nel senso che sembra che quello che viene dopo sia un mettere in discussione critico quello che si è prodotto, più che un consolidare la conquista ottenuta, ci siamo? Cioè, stabilito che, linea di principio, la filosofia ha questi obiettivi, questo è essenziale stabilirlo, non ne ha altri, no? Ha questi obiettivi, non ne ha altri, a questo punto però subentra la difficoltà di realizzarli, e Platone ne è consapevole. Secondo me questa ottica è molto ben rappresentata dall'opposizione che c'è in un testo famoso della Repubblica fra filosofi e filodossi, eh? Ora attenzione. E la Repubblica, come tutti voi sapete, credo, costruisce uno stato ideale in cui si affida il governo ai filosofi che dovrebbero essere i sapienti, no? In qualche maniera. Però è abbastanza bizzarro e singolare che in quel testo il filosofo, che dovrebbe essere il sapiente, non venga contrapposto all'ignorante, ma al filodosso, cioè all'amante dell'opinione. Ci siamo? E il contesto c'è anche poi nel Fedro, anche in altri testi del Simposio, sapienti sono solo gli dèi, no? Siamo, gli uomini non sono sapienti, no? Allora, il filodosso e il filosofo non si distinguono tanto per il sapere, ma si distinguono per la filia che hanno, no? La qualità dell'eros che hanno, chi desidera una cosa, chi ne desidera un'altra. Ecco, questo secondo me è proprio una cifra interessante per capire quello che sto dicendo, no? Cioè, è vero che il filosofo mira alla verità, no? C'è questa famosa frase nella Repubblica che io cito sempre, che ve la cito in greco, poi per chi non dovesse ve la traduco. Chi sono i filosofi? Oi finoziamones tes aletheias. Quelli che si mettono, faccio la parafrasi, si mettono davanti alla verità come se fossero a teatro, no? Che amano vedere la verità, no? Dunque il nesso tra il filosofo e la verità è fondamentale, no? Però è un esso che retrocede sul prefisso filo, filos, cioè non è tanto uno che la possiede, no? Ed ecco perché sorge questa ambiguità del filosofo che deve esaltare la sua vicinanza alla verità contro quelli che neanche ci provano, i filodossi. Ci siamo? Ma nel momento in cui deve dichiarare come ci arriva, si rende conto che lui ha la filia della verità, non tanto la verità. Ci siamo, questi sono i due aspetti, è l'indice di quello che vi sto dicendo, ve lo ripeto magari in maniera più chiara, no? Nel momento in cui
amante della verità, non questa espressione, nel momento in cui cerca di distinguersi da quelli che non sono filosofi, punta l'accento sulla verità. Siamo amanti della verità. Invece, come poi tutti i Gorgia rimprovera la Gorgia, no? Non è la verità che ti interessa, ma la persuasione. Noi siamo amanti della verità. Ok? Quando poi si tratta di dire, ebbene, allora tu sei amante della verità, fammi capire come, perché, in che modo conquisti la verità, allora il subentra l'aspetto, l'attività frenante del prefisso filo. Attività frenante, cosa vuol dire? Come dice nel simposio, chi desidera non possiede. Eros desidera ma non possiede. No? Vedete allora la doppia movenza, no? Che è anche tipica dell'ambiguità di Platone. Come mai Platone è apparso nella storia a tanti dogmatico ma anche a tanti scettico? È successo, perché i primi terzo secolo l'Accademia ha una virata scettica, Arcesilao, Carneade, Cicerone, negli accademici questa famosa frase, dice Platone non dice niente di chiaro, e discute è il disserere in utraunque in parte, ma c'è questo quello, no? Rapporto lì un po' di tutto, ma di sé non dice niente, d'altra parte di sé non dice niente, non... Un tema che non voglio toccare perché il corso è stato affidato ad altri nel corso vostro, questa cosa, ma Platone scrive dialoghi, ci siamo. Non è che tu puoi dire, no? Platone dice, io mi sono abituato ormai da anni a non scrivere mai più, Platone dice, nei miei testi. Si evince da questo passo, non si può dedurre, no? Perché Platone dice, io qualunque può dirmi, no. Dove? Qua dice, fa parlare un altro, non è lui, no? Ok. Allora questa è la tematica che volevo proporvi. Stiamo allora sul primo aspetto, quello critico, quello critico. Allora, i tempi, secondo me, lui ha citato una mia vecchia frase che adesso vi fa venire in mente una cosa che voglio dirvi. Lo schema, grosso modo, è questo, no? Prendiamo Parmenide, no? All'inizio del frammento 1 del grande poema sulla natura. Ci sono tre parole interessanti, ci sono verità, necessità e persuasione, tutte e tre insieme. Verità, necessità e persuasione. No, c'è anche peito, persuasione, dove lui vuol dire, grosso modo, Parmenide, vuol dire la verità è necessaria e necessita anche la persuasione. Ci siamo? Dunque c'è un nesso preciso tra la verità e la persuasione. E sembra che Parmenide, almeno nella vecchia lettura che ne do io, so che qui Gianni Casertano ha studiato a fondo questo problema, magari non la pensa più in questo modo, ma la mia vecchia lettura è che in fondo, secondo Parmenide, insomma non c'è un diaframma tra il logos e la realtà. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è una parola corretta, la parola corretta dice le cose, il diaframma non c'è. Un po' la stessa cosa che noi troviamo in Eraclito, dove dice di questo logos che è sempre, gli uomini lo, insomma, è un logos, lui è il banditore di un logos che è, c'è una verità che si impone da sé, non c'è un mezzo, non c'è come dire il tempo o il modo di dubitare della verità, no? La verità. Cioè, se tu hai lo strumento adatto, la verità ci arrivi. Dopodiché cosa succede? Il secondo tempo è la sofistica, no? Giustamente, la sofistica, come tutti voi sapete, la parlo molto scolasticamente, ma sia in Protagora che in Gorgia, sembra mettere in dubbio questo nesso che c'è tra il logos e la verità o la realtà, no? Gorgia è famosissimo quello che dice, no? La famosa tesi tripartita, eccetera, eccetera. Ma anche Protagora, se teniamo per buono quello che dice Platone nel Teteto, è un filosofo che ti dice: sì, abbiamo le doxai, ma le doxai non è che corrispondono a una verità assoluta. Allora, cosa consiste l'operazione di Platone in questo contesto? No? Consiste nel ripristinare, a mio parere, un significato, c'è la possibilità di cogliere il vero, ripristinarla, tenendo conto di quello che dicono i sofisti, non scartandolo, no? Cioè non è che, adesso non vorrei troppo allargare il discorso, ma se noi leggiamo quello che scrive Aristotele nel libro 4 della Metafisica, Aristotele non li considera dei filosofi sofisti, non li prende molto sul serio.
Cioè, lui, il libro quarto della metafisica, Protagora, poveretto, è accusato di negare il principio di non contraddizione. Ora, questa cosa qui, come scherzosamente si parlava l'altro giorno, allora vuol dire che dice Aristotele, sei una pianta. Diciamo, sei neanche un animale, sei una pianta. No? Ecco, Platone non è così drastico, no? Anzi, Platone, come dire, accetta per certi versi un certo punto di vista dei sofisti. Qual è? È quello che la, questa piena identità di pensiero ed essere che c'è in Parmenide non c'è più, cioè quantomeno c'è un pensiero che pensa, c'è la doxa che pensa l'essere, poi devi stabilire se la doxa è vera o no, non è automatica la cosa. Cioè la verità va ricostituita sulla base di un giudizio, non sulla base dell'immediatezza dell'evidenza, e il giudizio è esposto al vero e al falso. Cioè la verità si riconquista, ma è una conquista, non ha più il carattere dell'immediatezza che ha nei socratici, no? Questa è la, questa secondo me è la battaglia che lui conduce contro i sofisti, non una battaglia soltanto per screditare il sofista, nel senso dicendo quello si occupa solo di persuadere e non si occupa affatto della verità, cioè accettare che c'è questa mediazione del logo, della doxa, della parola, di quello che volete, ma ciò nonostante fare uno spazio, riservare lo stesso uno spazio per la verità, cioè nella apparente opposizione fra Gorgia e Parmenide, poniamo, no? In cui uno dice che c'è piena coerenza di parole ed essere, l'altro che dice che invece non c'è per niente, tracciare una via di mezzo, questo è quello che secondo me vuole fare. Ecco, in questo caso è proprio in questo contesto che entra in gioco anche la questione della persuasione. Se prendete il frammento, quello che viene chiamato il frammento 1 di Eraclito, almeno qualcuno lo considera il primo, no? Eraclito dice di questo logos, no? Ve lo cito a memoria più o meno com'è, che è sempre, o il sempre può essere attaccato a quello che va dopo, no? Comunque dice di questo logos che è sempre, gli uomini non hanno intelligenza, non lo capiscono, né prima che io lo abbia detto, né dopo, per quanto io dimostri uno per uno tutto quello che il logos dice, no? Allora, la tesi di Eraclito è semplicemente questa, c'è un logos che è assoluto, gli uomini lo dovrebbero capire perché ha il carattere dell'autoevidenza, ma non lo fanno, no? Cioè, non c'è un... dunque, la colpa del non arrivare alla verità, non capire fino in fondo, è la colpa del difetto dell'intelletto umano, perché l'evidenza c'è. È vero che la verità si nasconde, ma se uno la guarda abbastanza nel profondo la trova, no? Cioè, non c'è un ostacolo, no? Una soggettività, mettiamola così, una cosa che raccontavo ieri ai miei studenti, una soggettività che inquina, mettiamolo così, l'opera di comprensione dell'oggetto come una sorta di principio di indeterminazione, no? Cosa vuol dire? Cioè, una soggettività che comunque è sempre coinvolta e che contamina la presunta evidenza o oggettività della cosa, no? Cioè, come dire, tu dici c'è il soggetto e l'oggetto, e se le cose sono incastrate insieme, appiccicate insieme, non c'è nessun diaframma, ma se sono solo separate, la questione della coincidenza viene posta, no? C'è un oggetto, un soggetto, la domanda è, ma il soggetto coglie correttamente l'oggetto o no? Non è più immediato. Dunque la soggettività entra in gioco per forza, no? Entra in gioco per forza, entra in gioco con l'espressione, con la parola doxa, con tutti i suoi derivati. E doxa, e che cosa vuol dire questa parola? Vuol dire, cioè deriva da questo prefisso, questo radicale, scusate, greco, dek, che vuol dire accettare, ricevere, no? Dekomai. Allora la doxa che cos'è? Cioè una cosa così com'è, è comunque così come tu la ricevi, no? E arrivi sempre troppo tardi a capire la cosa così com'è, perché quando arriva a te, arriva già attraverso i modi in cui tu la ricevi, no? I modi del, è quello che poi farà evidentemente con grande spiegamento dei mezzi Kant nella sua prima critica, no? C'è un apparato soggettivo che ti dice, no, è fenomeno in qualche maniera, no? Ecco. Ora, il tentativo di Platone è proprio questo, di far vedere che noi troviamo una via per la verità attraverso, scontando l'intervento della soggettività, che non può mai essere illuso. Qui, in proposito, io faccio spesso riferimento a un passo di Aristotele, degli analitici, secondo, in cui Aristotele dice, e si riferisce al metodo della divisione di Platone, il metodo della divisione è quello che applica nel sofista, no? Però grosso modo è il metodo dialettico di Socrate, no?
Come funzionava il metodo dialettico di Socrate? Poneva una domanda chiusa, in genere che richiedeva risposta sì o no, dopodiché andava avanti secondo di come rispondeva l'altro. No? Ci siamo? Allora, cosa dice Aristotele? Aristotele dice che questo metodo non dimostra. Perché no? Perché secondo Aristotele, dice, la verità di quello che tu dici, la verità della dimostrazione deve discendere dalla natura stessa delle premesse, non deve dipendere dal consenso dell'interlocutore. No? Se voi andate a vedere cosa fa Platone e Socrate nei dialoghi, lui va avanti nella discussione quando l'interlocutore dice di sì, se l'altro non capisce si ferma, anche nelle cose più semplici. Cioè, alle volte, no? Cioè, trascura di approfondire una cosa complicata se l'altro è d'accordo. Approfondisce una banalità se l'altro dice che non ha capito, no? Questo cosa vuol dire? Che è governata la dialettica non dalla cosa in sé, no? Ma dalla necessità di persuadere l'interlocutore in qualche modo, no? Cioè, tiene conto di questo. Infatti Aristotele dice, tu non dimostri, infatti fa un esempio. L'uomo è animale, dice Aristotele. Tu non devi chiedere a uno l'uomo è animale sì o no. Perché l'uomo è animale, è nella cosa stessa, sono le premesse che dicono. Se lo chiedi vuol dire che lo fai dipendere da quello che dice l'altro, va bene? Sospende la sua dimostrazione al consenso dell'interlocutore. Non è che il consenso sia, attenzione, sia il segno della verità, perché un sacco di interlocutori di Socrate sbagliano. Non è che se dico di sì è giusto. Solo che non c'è verità al di fuori del dir di sì. La cosa di per sé non si manifesta, la verità si manifesta come consenso di qualcuno che dice di sì a qualche cosa. La proposizione non è né vera né falsa. No? Questo secondo me è quello che Platone ha imparato da Protagora. Quando dice che, insomma, che in qualche maniera tutto è doxa, tutto è opinione, per certi versi è vero, cioè non c'è nessuna cosa che sia veramente, come dire, oggettiva che possa sottrarsi all'opinione, perché esattamente la verità si manifesta sempre come opinione, come doxa, come discorso, come no. C'è la famosa frase del Teatro che lo dice, che cos'è la doxa? È il giudizio articolato, è il giudizio che il pensiero dà a una certa proposizione, questa è la sua doxa. Qualunque giudizio è una doxa, no? Qualunque giudizio è una forma di... è una frase persuasiva, no? Uno dei passi del Gorgias che volevo citarvi, in un contesto che poi, di cui parlerò poi fra poco, dice, ma quando Socrate chiede a Gorgias qual è la sua arte, no? Ecco, parliamo del Gorgias, nel contesto del Gorgias, all'inizio Socrate dialoga con Gorgias, vuol sapere cos'è la sua arte. E Gorgias comincia a dire che l'arte più potente, più bella, una serie di caratteristiche che non interessano, alla fine dice che riguarda le cose più importanti, va bene, ma niente, poi alla fine viene a dire è l'arte del persuadere, in quanto persuadere, cioè cosa serve la retorica, no, non mi interessa l'argomento, ma io sono in grado di persuadere, tant'è vero che Gorgias fa l'esempio del medico, no? Suo fratello medico non riesce a persuadere, lui sì, dunque non mi interessa l'argomento. A questo punto Socrate gli dice, ma le altre arti non persuadono? Il matematico non persuade. Persuade o non persuade? Sì, anche lui no. Allora che differenza c'è? Allora c'è, come dire, ogni arte fa quello che fa e se lo fa bene persuade. Da che parte sta un'arte della persuasione? Ci siamo? Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che qualunque arte ha l'effetto di persuadere. Non c'è una verità che si impone da sé e una persuasione invece che si infischia della verità, no? Non sono queste le persone che non esistono. Cioè, tu non puoi persuadere se veramente se non hai la verità, e la verità diventa vera nel momento in cui persuade, diventa veramente verità nel momento in cui qualcuno non è persuaso, se no non lo è, sono assolutamente legate le due cose. Questo è il discorso che lui fa nel Gorgias, no? La cosa molto interessante di questo testo, no? Una delle cose interessanti del dialogo che fa Platone prima con Gorgias e poi con Polo, quello con Callicle non ci interessa in questo caso, è proprio il motivo per cui Platone si rifiuta di dire che la retorica è un'arte, no?
che esiste l'arte della persuasione. Ci siamo? Questo collima con quello che sto dicendo, perché se esistesse un'arte della persuasione, cosa vorrebbe dire? Che la persuasione e la verità sarebbero separate, c'è uno che si occupa di questo e uno che si occupa dell'altro, no? Sarebbe dannoso per la filosofia, no? Ci sarebbe qualcos'altro che persuade e non la filosofia, no? E la filosofia sarebbe quella cosa che non ha bisogno di persuadere, come nel caso di Eraclito che se ne infischia se la cosa è accolta o no dai mortali. Ma Platone, con tutta la tutto lo sfondo politico che aveva, non può certo infischiarsene se i suoi ascoltatori sono persuasi o no. Non è proprio il filosofo che può fare questo. Non può mai dire di questo logos che è vero, non mi interessa se sono persuasi. Allora, si rifiuta di ammettere che ci sia un'arte della persuasione e sempre torna all'oggetto, ma persuasione di che cosa? Attenzione che l'operazione che fa Platone anche con la poesia è uguale, la stessa cosa, no? Dice il poeta nello Ione, dice uno che sa fare buone poesie. Ho capito, cosa vuol dire? Parlare bene, cosa vuol dire? Parlare bene alla fine vuol dire descrivere bene le cose che descrive, ma allora scatta la solita questione. Se il poeta parla di ippica, non sarà il maestro di equitazione migliore del poeta a parlare di queste cose. Se il retore parla di medicina, non sarà il medico migliore di lui a persuadere, va bene? Quello che Gorgia dice no, perché mio fratello medico è meno capace di me. Sì, ma chi persuade lui invece del fratello medico? Una folla di ignoranti. Non è vera persuasione. Ci siamo? Dunque, la persuasione si deve fondare sempre su un oggetto. Ma perché Platone fa sempre questo riferimento all'oggetto, sia nella poesia, sia nella retorica? Tutti voi conoscerete o vi ricorderete l'aneddoto raccontato nell'Apologia in cui dice Socrate, che l'oracolo di Delfi disse che fu il più sapiente, non c'era più sapiente, nessuno più sapiente di lui in Grecia, lui andò da quelli che hanno fama di essere sapienti per cercare di sbugiardare, andò dai sacerdoti, sofisti, politici, eccetera, no? Okay. Ho avuto un attimo di... scusate di... allora... Lui riconosce l'esistenza delle tecniche, no? Però ci sono delle tecniche che sono la retorica e la poesia, che non si accontentano del loro ambito. Di cosa parla la retorica? L'arte dei discorsi. L'arte dei discorsi, e i discorsi parlano di tutto. La poesia è uguale, arte dei discorsi poetici, la poesia parla di tutto, no? La retorica e la poesia sono le arti che si pretendono essere concorrenti della filosofia, perché parlano di qualunque cosa, ci siamo. Dunque per lui è essenziale dire che non c'è l'arte del persuadere, che in particolare che non ci può essere l'arte del persuadere, perché se ci fosse l'arte del persuadere non ci sarebbe bisogno di conoscere la verità, come esattamente dice qua il testo. Il retore è quello che persuade su qualunque argomento, no? Se invece stiamo sul pezzo, cioè ognuno persuade sui suoi argomenti, seguendo la verità della cosa, quello che succede è completamente diverso. C'è spazio anche per la filosofia come arte che persuade sulla verità filosofica. No? La retorica e la poesia cortocircuitano, come si dice all'anglosassone, cortocircuitano l'opera del filosofo. Arrivano dove vuole arrivare lui senza passare per la verità. No, arrivano dove vuole arrivare il filosofo senza passare a parlare del genericamente umano in maniera persuasiva senza passare per la verità. Dunque, l'operazione che compie questi dialoghi, in questi testi, Platone, è quella di dire: guarda, non sono tecniche le vostre, la poesia e la retorica non sono tecniche. Attenzione, mentre per esempio l'arte del ciabattino, del calzolaio, è una tecnica. Che diavolo vuol dire Platone quando dice che chi fa le scarpe, chi fa, che ne so, l'arte del generale, l'arte del cuoco, sono tecniche, ma quella del retore no, e del poeta no? Perché la tecnica pretende una conoscenza.
La conoscenza non può che essere del settore specifico di cui si trattano, va bene? Allora, tutte le varie tecniche sono una conoscenza, perché uno, ciascuno ha una conoscenza nel suo settore. La poesia e la retorica, siccome i discorsi del retore e del poeta riguardano tutto l'universo umano, che è quello che fa, che è quello che si fa dire Socrate da Gorgia e da Ione, no? Di cosa tratta? Ione, ma il poeta di cos'è che parla? Di cos'è che è competente? Dell'universalmente umano? Non è possibile. Il retro di cos'è che è competente? Dell'universalmente umano? Non è possibile. No? Allora, perché no? Perché quelli sono appunto, non conoscono la verità. Cioè, chi è veramente competente nel suo ambito conosce la verità. L'episodio dell'apologia che dicevo, poi per racconto dice che i sofisti, i poeti, i politici non sanno niente. Gli artigiani sì però. Loro ce l'hanno una tecnica, no? Ci siamo? Allora, se tu, l'idea è questa, se la retorica deve essere una tecnica, deve avere un suo oggetto specifico, no? Quale potrebbe essere? Sì, l'arte potrebbe essere sicuramente l'arte di comporre dei bei discorsi, dell'essere, come dire, trovare quelle parole che convincono, no? Costruirli bene, una perfezione formale come quella della poesia, no? E questa secondo me Platone non la nega, anche per la poesia lo ammette, no? Uno può essere tecnico della poesia, ma non vuol dire un sapere le cose di cui parla la poesia, che poi quello che pretendono di fare loro. Il retore pretende di essere maestro nella città, no? Cioè quando nel Protagora, all'alba, alla mattina all'alba, il giovane Ippocrate va a svegliare Socrate per andare da Protagora perché vuole imparare la virtù politica. Ora, cosa insegni? Insegni la virtù politica, una cosa precisa, o l'arte delle chiacchiere? Ci siamo, la questione che pone Platone. Ora, se insegni l'arte delle chiacchiere, chiaramente non sei maestro. Se insegni la virtù politica, devi avere un sapere, non devi mostrare solo la tua retorica. Devi fare come il medico, il ciabattino o l'esperto di cavalli, cioè devi sapere, devi mostrare l'ambito oggettivo delle cose di cui ti occupi. Ci siamo? Il Gorgia, così come lo Ione, no, che sono appaiati in questo, è una vecchia idea questa che non mi aveva convinto poi un po' di più del caro vecchio Battegazzore, tu te lo ricordi, c'è ancora, ma insomma non sta benissimo, ma c'è ancora. Ecco, bene. Sono appaiate queste due cose nel dire, attenzione, se tu vuoi avere veramente un valore persuasivo, devi conoscere la verità. Ci siamo. Se tu pretendi di persuadere senza conoscere la verità, questa cosa non funziona, perché nei singoli ambiti il tecnico persuade più di te. E in generale tu non puoi assolutamente avere un sapere generale su quello che è universalmente umano senza essere filosofo. No? Si profila dietro questo discorso, che è polemico solo in parte perché è anche costruttivo, si profila un mondo in cui ci sono da un lato le arti che persuadono tecnicamente ciascuna nel suo ambito. D'altro lato, se esiste, quell'arte c'è. Diciamo, da un lato le arti che conoscono la verità di ciascun ambito specifico e persuadono in quello, il matematico persuade, eccetera. No? D'altro lato, se c'è, si profila la figura di un filosofo che conosce una verità più generica sull'uomo, sull'universalmente umano, e dunque persuade dal punto di vista più generale, no? Quella che sparisce è proprio la retorica. Perché non serve. Cioè, in un caso la retorica è superata dalle tecniche particolari, se è particolare. Nel caso generale è superata dalla filosofia, no? Non c'è spazio per la retorica. Questo è quello che risulta dal Gorgia. Non c'è spazio per la retorica, non per la retorica come persuasione, ma per la retorica come arte della persuasione a sé stante, ci siamo, che non ha nessun rapporto con la filosofia o con la verità. Il Gorgia, da questo punto di vista qui, no, dal punto di vista della retorica, della valutazione che dà Platone della retorica, sembra essere drastico. Cioè,
prende spunto da quello che abbiamo visto nel testo di Parmenide, cioè l'appito, la persuasione è legata alla verità. Dopodiché, a un certo punto, in un passo fondamentale che adesso non sto a leggervi, dice: dunque, si è soliti distinguere in Platone la verità dalla persuasione, cioè seguendo dei testi che ci sono, insomma, anche Gorgia stessa e anche altri, no? L'insegnamento dalla persuasione. Questo è un tema che sembra esserci sia nel Fedro sia nel Gorgia. Ma nel passo fondamentale del Gorgia che vi sto dicendo, poi vi dico qual è, no? E Gorgia non sembra fare questo, Socrate non sembra fare questo discorso, sembra dire piuttosto: non c'è una persuasione distinta da un insegnamento, ma c'è una persuasione che persuade, basta, e una persuasione che insegna. Dunque, insegnamento e persuasione e credenza sono due varianti, due specie del genere persuasione. Ci siamo? Dunque, all'origine c'è questo, no? Ora, la questione da stabilire è la seguente: il testo mi sta cedendo la sedia, ma ho l'impressione che la sedia stia per... Sì, effettivamente i piedi bisogna fare. Ma usa questo, okay. Franco. Ok. Com'è? Cioè, si è... Sì, si è rotto una. È stato graduale. Stringo la buccia. Allora, il passo è... Dunque, 454-55A, 54E, DE, del Gorgia. Allora, nelle righe precedenti, Socrate dice, distingue, cito la traduzione di Angelica Taglia, distingue tra aver acquisito una competenza, memazzechena, cioè aver imparato, e aver acquisito una credenza, pipisteuchena, e la pistis è la parola che indica credenza, poi è la parola che diventa, che nei Vangeli è la, sta per la fede, no? Pistis, ok? Allora, attenzione che il contesto è veramente, dal punto di vista teorico, è molto interessante. Imparare, credere, che differenza c'è, no? E gli chiede: ti sembra che aver acquisito una competenza, cioè aver imparato, e aver acquisito una credenza, anche competenza e credenza, siano la stessa cosa o qualcosa di diverso? No? Imparare e credere, dice Socrate a Gorgia, aver acquisito un apprendimento e una credenza, sono uguali o diverse? A mio avviso dice qualcosa di diverso. E che di bene, come la puoi riscontrare? Se infatti uno si domandasse: Gorgia, non ci sono, ci sono forse una credenza vera e una falsa, tu credo proprio risponderesti affermativamente. La pistis può essere vera o falsa, la credenza può essere vera o falsa, sì. Invece una conoscenza, episteme questa volta, può essere vera o falsa? No, l'episteme per definizione è sempre vera. Dunque, se tra la scienza e la credenza c'è differenza, dunque risulta evidente che non sono la stessa cosa, no? Se seguiamo questa traccia, sembrerebbe che il testo viene a dire: va bene, allora lasciamo da parte la persuasione e stiamo sulla scienza, no? Ci siamo? Ci sono due modi di acquisire una convinzione, comunque di acquisire un contenuto: o lo acquisisci solo come una credenza, o lo acquisisci solo, o lo acquisisci in maniera più forte come una scienza. Se è una credenza, pistis o dox è uguale, è per definizione vera o falsa. Se è una maxesis, no. Se è un episteme, no. È sempre vera. Cosa è meglio? Come dice Socrate nella Repubblica, e non vi dico la mia opinione perché l'opinione è brutta, è la verità. L'unica cosa che è veramente buona è la scienza. Allora, sembra andare in questa direzione. Attenzione che è abbastanza frequente il caso in cui Platone sembra andare in certe direzioni, ma non ci va. No? Dice, è un po' a sorprendere, no? Nel senso che, ma adesso, ora dirà questa cosa. E invece no. E poi dice il vero, e però aggiunge, attenzione, dice: tuttavia, ma al contempo, sono persuasi sia quelli che hanno acquisito una competenza, sia quelli che hanno acquisito una credenza. Tutti due persuasi, no? Non è che la maxesis, la conoscenza, scarta la persuasione. La conoscenza
anzi la produce. Ci siamo? Il caso, l'ho fatto prima, di Gorge che persuade meglio di suo fratello medico, e non è indicativo perché persuade gli ignoranti, se avessi un pubblico di medici non attecchisce, no? Sì, io parlassi davanti a un pubblico di medici sulla base della retorica, ecco, lì scappa da ridere. Ci siamo, se parlo insieme, parlo davanti a gente che non conosce, questo secondo Platone evidentemente, invece che è una, come in politica, no? Davanti a una folla, no? Allora la cosa, infatti il discorso che fa, di cui parla Gorgia, che fa al posto di suo fratello medico, non lo fa altri medici, lo fa a un paziente che non vuole farsi amputare la mano, per esempio, no? Il medico non riesce a persuaderlo, io sì, ma vale al basso profilo, se no la persuasione la dà la scienza. Sono persuasi al contempo sia quelli che hanno acquistato una competenza sia quelli che hanno acquisito una credenza. Sono persuasi tutti e due. Questo è un passo chiave, ma che vuol dire, attenzione, l'ho detto ma lo ripeto perché è un fulcro di quello che voglio raccontarvi, imparare non esime dal persuadere. Insegnare non esime dal persuadere, anzi tu lo controlli l'insegnamento sulla base, non hai altro modo per controllarlo che non sulla base della persuasione. No? Come fai a controllare il sapere se non lo controlli sulla base del fatto che tu sei persuaso e hai fatto sì che questa persuasione sia anche dell'altro? No? È vera in astratto, è vera per chi? No? E poi dice, voi dunque che poniamo due specie di persuasione, attenzione, due specie di persuasione, l'una che procura credenza senza il sapere, l'altra conoscenza, sono due tipi di persuasione, non ci sono un insegnamento e una persuasione, ma due tipi di persuasione. Ecco perché è così importante, come dire, combattere i sofisti, perché quelli occupano un posto che vuole pigliarsi lui. Ci siamo, occupano un posto che vuole pigliarsi lui. Lui si vuole prendere l'uno e l'altro. La conoscenza, cioè, la conoscenza, sì, l'uno e l'altro, perché questo lo dice anche spesso, sa, chi sa imbrogliare, chi conosce la verità? No, lo dice anche nel Fedro. Chi sa dire il falso? Chi sa dire il falso? In matematica, chi conosce anche il vero, no? Ci siamo. Allora, lui dice, ammesso pure che ci sono due tipi di persuasione, quella che inganna, quella sbagliata, e quella che insegna e quella che inganna, no? Il titolare di entrambe è sempre il filosofo. Perché? Che il filosofo è titolare della persuasione che insegna, evidentemente, ma anche di quella che inganna, perché l'esempio che fa nel Fedro, no? Se tu volessi ingannare uno vendendogli un asino invece di un cavallo, ma non conosci tu stesso la distinzione tra l'asino e il cavallo, inganni prima te stesso. Cioè, solo sbagli i calcoli e solo il matematico. Se anche volessimo usare la persuasione in modo negativo, è sempre il filosofo che lo fa. Questo è uno dei paradossi che la critica fa più fatica a digerire, no? È il virtuoso, solo il virtuoso può fare il male, secondo Platone, volontariamente. Non lo fa mai, non può farlo solo lui. Perché? Perché gli altri non lo conoscono. No? Solo chi conosce la differenza tra bene e male può fare anche il male. Chi non la conosce, no. Poi chi la conosce non lo fa, evidentemente, ma resta il fatto che gli altri non possono, anche neanche in teoria, no? Ci siamo. Allora, insisto, il retore occupa uno spazio che dice lo devo occupare io, sia dal punto di vista della verità che eventualmente anche della pura persuasione, no? Detto questo, no, evidentemente Platone non si accontenta di dire io sono il vero retore. Vuol dire, la filosofia è quella che veramente persuade, ci siamo, è quella che veramente persuade. La scienza è quella che veramente persuade, nei limiti in cui c'è la scienza. Ma, questo è il secondo aspetto della questione, quello su cui vi intratterrò soprattutto parlando del Fedro, la seconda parte di questa faccenda è che, come ho anticipato all'inizio, se la filosofia non è una tecne paragonabile alle altre tecne, allora quella persuasione che tu hai in qualche maniera buttato fuori dalla porta ti rientra dalla finestra. Oh, spiego cosa voglio dire. Torniamo al punto di vista di Parmenide, che sembra essere anche quello del Gorgiano. Necessità, dunque, verità, necessità, persuasione.
Allora, mettiamo che sia vero che la matematica non è un'opinione, no? Allora qui siamo proprio su questo, siamo su questo terreno. 2 più 2 fa 4. La verità, la necessità e la persuasione. Tu non puoi convincere che 2 più 2 fa 5, no? Ci siamo? Questo allora sarebbe qui la persuasione è soltanto l'atto di convinzione che scaturisce necessariamente dal vero. Non è una variabile, non aggiunge niente, no? Dice, sarà vero ma non sono convinto. Questo si può dire, no? Di solito, in questo caso no. Cioè, poiché è vero, questo è necessario che tu sia convinto. È una ipotetica situazione di assoluta verità e persuasione che grosso modo coincide a quello che dice Gorgias dell'Encomio quando parla della potenza della parola a livello fisico. Non c'è possibilità di dire no, ma forse sì, forse no. No, la verità, la necessità e la persuasione. Ora, questo quadro è così pulito, no? Che insomma, in cui insomma la persuasione sparisce perché è solo un altro modo per parlare dell'effetto prodotto dalla scienza, no? Non ha un'autonomia il rapporto alla scienza, non ha una differenza tangibile, no? C'è la scienza, la persuasione è quello che tu ottieni quando hai la scienza, no? Per cui la parola persuasione in questo modo qua avrebbe poco significato, no? Si può anche non usarla, perché non è che puoi non essere persuaso, no? Noi in genere la usiamo la parola persuasione esattamente perché c'è la possibilità che non lo siamo, se è persuaso o no, ma se è ovvio, no. Cioè, dunque, l'uso della parola peitò in Parmenide è del tutto pleonastico, secondo me, in questo caso, no? Perché se c'è una vita è una necessità, e la persuasione è assolutamente necessaria, viene fuori di conseguenza. Ecco, però questo quadro così limpido non è realistico per Platone, soprattutto non è realistico quando si tratta di problemi grossi, filosofici grossi, no? Siamo sicuri di avere veramente, che veramente abbiamo una mazesis, una scienza tale per cui la persuasione scatta di necessità? Ci siamo? Siamo sicuri di avere questo? E pensate, c'è un caso, prima ho fatto l'esempio banalissimo del 2 più 2 uguale 4, dico, ma chi potrebbe pensarlo? Beh, c'è Platone, specula pagine e pagine nel Teteto per parlare dell'errore del 5 più 7 uguale 11. Si può fare, può accadere che, nonostante che la gente abbia spesso storto il naso, dice, può accadere che uno che conosca la matematica si sbagli e faccia 5 più 7 uguale 11. No? È un esempio paradossale, questo, no? Ma nel quadro del Teteto è un esempio paradossale per mostrare che non esiste neanche nel caso formalmente più favorevole, quello della matematica e quello di un'operazione matematica facilissima, no? Non c'è perfetta omogeneità tra la verità e la persuasione, perché tu puoi essere convinto di una cosa sbagliata. Ci siamo? Se sia realistico o no, io non lo so, però secondo me lo fa apposta per far vedere, guarda, se persino in questo caso qua sbaglia a fare il calcolo, puoi sbagliare, vuol dire che questa limpidezza parmenidea che toglie autonomia alla persuasione non è realistica. Figuriamoci quando si tratta di cose come l'eros, di cui si parla nel Fedro, no? Dove dice l'eros, La gente sono, non tutti gli argomenti sono uguali, alcuni li devi definire bene perché sono difficili, no? Ecco, e qui allora, cioè, come dire, entra in gioco la seconda movenza di chi vi sto raccontando, cioè quella non più quella costruttiva, ma quella difensiva, no? Che senso difensiva? Dopo aver detto che, ok, allora, la vera persuasione si ha sulla conoscenza, non c'è un'arte della persuasione in quanto tale, perché questo non può neanche essere fasulla, non c'è proprio, dopo aver detto che devi puntare alla verità, che devi essere filosofo e non filodosso, no? Questo punto, che persuadi solo veramente con la verità, cominciano le prese di distanza, nel senso, sì, però attenzione, noi abbiamo veramente accesso a una verità tale per cui parlare di persuasione diventa irrilevante. Ci siamo? Stabilito che la prima cosa che devi fare è tentare di persuadere attraverso la verità, questa tua operazione di tentare di persuadere attraverso la verità può spingersi talmente avanti da rinunciare comunque alla persuasione come forma autonoma di diffusione del sapere, no? Poi spingiti al punto di fare veramente della filosofia una tecne, un logos
tale quale se gli altri lo capiscono bene, se no pazienza, come dice Eraclito. Una verità che si autoimpone, che non ha bisogno di presentarsi come persuasiva, che basta presentarsi come verità per essere accolta nel senso di Parmenide, no? La verità filosofica persuade, è talmente forte, abbastanza forte da presentarsi come, da persuadere presentandosi come verità o no? Ci siamo? Stabilito che non può essere, che deve comunque avere un nesso con la verità, capite qual è il punto, no? Non è che non c'è il nesso con la verità, quello l'ha appena detto. Il nesso ci deve essere, ma fino a che punto è forte questo nesso? Ha bisogno o no di supplenze, no? Di eros, di argomenti persuasivi, di retorica, di conoscenza dell'anima, di movenze di vario tipo che come dire, legano il nostro comunicare, il comunicare la verità, nel misura in cui la si coglie, circostanziatamente, no? Va bene? Allora, se il discorso che vi ho fatto, insomma, se fosse persuasivo, no? Diamola così, direbbe questo: attenzione, il perdono sta in mezzo a un difficile problema, no? Cercando di barcamenarsi senza oscillare di qua e di là. Il difficile problema è quello di preservare un senso della verità nonostante la critica dei sofisti, no? La critica prodotta dai sofisti, no? Venendo incontro alle loro esigenze critiche e dicendo: voi avete ragione semmai contro Parmenide, contro Eraclito, ma proprio perché avete ragione contro Eraclito, io vi propongo una forma di verità più debole, che però è più capace di difendersi da queste vostre accuse. Ci siamo? Importante è preservare il nesso con la verità, perché i due estremi direbbero: Parmenide, abbiamo la verità, l'insegnamento, o ragione i sofisti, abbiamo la retorica, no? Come se non ci fossero nessi fra le due, no? Come se non, invece non fossero arti che collaborano, perché il testo che poi, di cui parlerò poi domani, nel Fedro, a un certo punto cade questa cosa strana, che stanno cercando la retorica e trovano la dialettica, cercano la retorica e trovano la dialettica. Che strano, no? Cioè ogni tentativo di distinguere le due cose va a fallire, no? Mentre Gorgia, bene o male, Gorgia sembra attestarsi su questo punto di vista, cioè ci sono la buona e la cattiva retorica, no? Nel senso, la filosofia ha bisogno della retorica, però c'è una buona e una cattiva retorica, per cui a un certo punto, no? C'è la filosofia come conoscenza della verità e la retorica come arte accessoria che permette al filosofo di persuadere, eccetera, no? Ma è la retorica che si accompagna alla filosofia, no? È come se lui dicesse a Gorgia, no? Tu pretendi di persuadere e basta, e no, pretendi che la tua sia un'arte indipendente, la tua potrebbe essere un'arte al servizio della filosofia, se conosci la verità, no? Ma qui in questo caso sono due cose distinte, le Gorgia. C'è la verità e poi la strumentazione che uno mette per renderla persuasiva, no? Diventa la verità, diventa la persuasione un artificio pedagogico. Come dire, attenzione, questa è un'idea che hanno in tanti. Quando si cerca di capire il nesso tra filosofia e retorica in Platone, l'opinione, allora, un'opinione è che Platone era contrario, e punto, e questo, vabbè, è un po' fuori moda. Quella invece che viene spesso sostenuta è che la retorica, tutto quello che Platone dice della retorica è soltanto, è come dire, è la retorica ancilla filosofia, diciamo, no? Cioè, ancilla filosofia. Cioè, il filosofo cosa diavolo fa? Conosce la verità, ma è facile convincere le persone? No, allora si fa aiutare da uno che conosce un po' di arti, no? Imbroglioni, no? Anche volendo, un po'. Come può, sembra che faccia per certi versi il Socrate di Platone, no? Secondo me non è così, non è, il punto non è questo, non è solo una, non entra in gioco la retorica solo a livello di solo a livello pratico, per l'esigenza pratica di persuadere su una verità che si possiede, no? La retorica deve essere necessaria solo per gli altri, per la comunicazione in questo caso, no? Non è filosoficamente rilevante, no? La persuasione, cioè il filosofo ha la verità, sono gli altri che devono essere persuasi, no? E qui il filosofo può fare anche il furbo, può anche raccontare le frottole. Il fine giustifica i mezzi, no? Ok. Secondo me non è così. Non è così perché? Perché suppone questa immagine, suppone
presuppone che la verità filosofica sia abbastanza forte per poter usare la persuasione solo come strumento comunicativo. Che il filosofo, se dice questa cosa, non ha bisogno di essere persuaso. Il filosofo conosce, lui sa, no? Cioè il filosofo è quell'essere privilegiato che ha l'accesso alla verità. Poi sono gli altri poveretti che non ci arrivano e dunque dobbiamo usare qualche mezzo per convincerli, va bene? Ma il filosofo ce l'ha. Invece la tesi che vi sostengo io è questa, che anche per il filosofo la verità non è così evidente da non richiedere per lui stesso un soccorso della persuasione, no? Un soccorso retorico, no? Poi questa cosa domani ve la giustifico a livello di metafisica di Platone, che secondo me dipende dalla metafisica di Platone questo, no? Cioè il fatto che la verità non si ponga da sé dipende dalla struttura metafisica della filosofia di Platone, no? C'è un diaframma che poi parleremo. Però la cosa fondamentale per oggi secondo me è proprio questa, no? Far vedere che in fondo, e quello a mio parere è uno dei programmi del Fedro, e poi è un po' la frase che tu hai letto, no? Non è che se il Gorgia dice che il rettore deve diventare filosofo, il Fedro dice che il filosofo deve diventare rettore, no? La persuasione inerente alla natura stessa della filosofia, prima di chiudere, e poi il Fedro parlerà domani, volevo darvi da collegarlo a una cosa che ho detto oggi, cioè questa, insomma, il fatto che ci sia bisogno di persuasione, a un elemento teorico che ho detto oggi. Se è vero, se la lezione dei sofisti, così come ve l'ho raccontata, è plausibile, se è plausibile che Platone abbia preso dai sofisti quello che secondo me, che vi ho detto prima, no? In particolare riguardo alla doxa, quello che avrebbe appreso Platone è che qualunque contenuto diventa un contenuto proprio, diventa un contenuto che passa attraverso una soggettività, no? Una doxa. È indicativo il fatto che la parola doxa in Platone abbia almeno due significati. Uno è un significato, vuol dire conoscenza sensibile, per esempio della Repubblica, ma quello che c'è in tanti altri testi è una doxa che riguarda anche la verità in generale, no? È semplicemente l'aspetto soggettivo del conoscere, diventa la mia opinione, no? C'è un passo della Repubblica che io cito sempre, dove Socrate dice che dire la verità aletheuein è ta onta doxasein, cioè avere un'opinione corretta sulla realtà. Qualunque forma di verità noi si presenti come la nostra doxa. Dunque è sottoposta al nostro giudizio. E la doxa è per natura fallibile, ci siamo? Che si abbia a che fare con l'insensibile, con il non, persino 2 più 2 fa 4, si presenta come una nostra doxa quando tu la pronunci. No? Allora cosa vuol dire? Che la mediazione soggettiva è indispensabile, che in ultima analisi, e questa è la cosa più forse più, o di più un po', come fosse un po', non dico originale, ma un po' più strana che vi dico, in ultima analisi siamo sempre noi responsabili della verità, secondo Platone. No, perché noi siamo sempre noi che diamo l'assenso di quel famoso passo del Teteto dove dice che il pensiero è una sorta di discorso interiore che l'anima fa con se stessa, e quando l'anima, come si fa a pensare? No? Si pensa nella nostra testa mettendo a confronto varie opinioni, no? Questa, quella. No, alla fine quando l'anima ha smesso di stasi, di essere in dubbio fra due opinioni, dice sì, questa è la mia, questa diventa la sua opinione, no? Cioè l'opinione del giudizio. Detto in maniera più tecnica, la verità che appare a noi si configura sempre come un giudizio che noi diamo sulla verità delle cose. Se è proposizionale, se fosse intuitiva sarebbe diverso, ma se è proposizionale è così. Ci fosse un'intuizione intellettuale sarebbe diverso. Essendo che è così, che è proposizionale, richiede giudizio, e in qualche maniera l'attività dell'anima che dice di sì è sempre indispensabile. Non è indispensabile soltanto per convincere gli altri, ma anche per te. E qual è l'arte che fa sì che le persone siano convinte e dicano di sì? È la retorica, no? Non può la filosofia essere prescindere dall'arte della persuasione se la verità si manifesta come doxa, come persuasione dell'anima, ci siamo? Come fai, no? E come sarebbe proporre l'evidenza, io il discorso diventa più complicato perché poi fa appello, sto per chiudere, fa appello al un po' di insomma, altre
idee di Platone che io ho, che magari molti qua non condividono. Insomma, la conoscenza sensibile è una conoscenza diretta, intuitiva, cioè se uno vi dà un pugno sul naso, voi non dovete piegare il giudizio per sentire che avete dolore, no? Lo sentite subito. Viceversa, se vedete una cosa che è rossa e dite questa cosa è rossa, siete voi che state dando il giudizio. Magari uno daltonico dice è verde, ci siamo. Dunque, la conoscenza intuitiva è immediata. Se fosse l'intuizione diretta delle idee sarebbe diverso, cioè quello si pone direttamente alla tua evidenza, allora funziona uguale, abbiamo l'autoevidenza, non c'è bisogno di persuasione. Ma se la verità si manifesta nel giudizio dell'anima, come fai a fare meno di questo? Di un'attività che la convince, perché si manifesta come convinzione, no? È mia convinzione che sono convinto che non è che questa cosa è una doxa in senso deteriore, lo puoi dire, sono convinto che 2 più 2 fa 4, chiama la doxa, ma non è debole, no? Ci siamo. Eppure anche questa si presenta allo stesso modo. Qui è la struttura stessa del pensiero che richiede, a mio parere, per Platone, l'intervento della persuasione. Non è una cosa che viene dopo, è come, perché sennò sarebbe, c'è l'autoevidenza che ce l'ha solo il filosofo, che ha gli occhi aperti, l'altro non vede niente, no? E quelli che non vedono devono essere imbrogliati con le chiacchiere. Leo Strauss, grande mistificatore di Platone, no? Questa è la sua idea, no? Solo che i pochi eletti conoscono la verità, tutti gli altri vanno intontiti con le chiacchiere, no? Non devi dire neanche di tutto, fra l'altro, qualcosa sì, qualcosa no. Ecco, secondo me no, anche il filosofo non è un veggente, non vede niente neanche lui, cioè anche lui in una condizione superiore. C'è la grande immagine, la bella immagine del Fedro. Il Fedro nel grande discorso di Socrate, nel mito di chi è il filosofo? Allora, sulla terra nessuno, né il filosofo né il non filosofo, né il filosofo né il non filosofo vedono le idee, no? Ne ha viste l'anima prima, che sia una metafora o no è uguale per me, perché a me interessa il senso filosofico. Quello che è chiaro è che adesso non le vedono, né il filosofo né il non filosofo. Chi è il filosofo? Non quello che le vede mentre l'altro no, è quello che ha i ricordi migliori, che le ha viste meglio prima. Ma il ricordo non è come sapere, è diverso, no? Che cosa racconta? Dice tutte le anime hanno viaggiato a seguito degli dèi, poi sono cadute giù, no? Quelli dei filosofi sono quelli che si ricordano meglio quello che ci riduce. Siamo tutti dentro la doxa, no? Tutti e due, i filosofi no. Quelli lì si ricordano un po' meglio. Ma non c'è la differenza tra chi vede e chi no, tra chi vede e chi è cieco, no? C'è chi, tra chi ricorda meglio e chi no, c'è tutta questa... La differenza è quantitativa, no? Si ricorda qualcosa di più degli altri, no? L'idea dogmatica di un Platone che ti dice da una parte ci sono i filosofi che hanno la verità e non hanno bisogno della persuasione. Di là ci sono quelli che invece la verità non ce l'hanno e devono essere persuasi perché poveretti non ci arrivano. Secondo me è un'immagine fasulla. Grazie.